Questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì. 8 maggio, buongiorno da teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra rassegna stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus. Anche oggi sono tanti i fatti come ogni mattina presenti sulle testate nazionali ma non solo e riportano tutti a tanti momenti importanti. Si parte dal governo, oggi Consiglio dei Ministri in cui ci sarà il problema, sarà affrontato il problema Siri. Ancora altre difficoltà per quanto riguarda la Lombardia, per quanto riguarda infatti tangenti e Arresti, così come riportato questa mattina da Corriere della Sera. Insomma, tanti fatti in primo piano e si torna a parlare di Noemi perché le condizioni della piccola bimba che è stata colpita a Napoli sono stazionarie ma ancora gravi. Si teme sempre più per la sua vita. Ma cominciamo subito a vedere i fatti in primo piano. Lo facciamo proprio come ho già anticipato con il Corriere della Sera e vediamo questa mattina che apre proprio sulle indagini. Il Presidente della Regione che dice: Io corretto il caso Siri oggi in Consiglio dei Ministri, ultimo contro tra alleati le accuse a due esponenti di Forza Italia, il governatore Fontana della Lega indagato per abuso d'ufficio. Ma vediamo subito di che si tratta. Blitz per le tangenti in Lombardia. I favori dei politici finiti anche ai boss dell'Andrangheta. Oltre 90 gli indagati, 43 gli arrestati, tra cui il consigliere comunale candidato di Forza Italia alle Europee Pietro Tattarella e il sottosegretario forzista della Regione Fabio altitonante, richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzani, tutti temporaneamente sospesi dal partito la procura ha indagato per abuso d'ufficio il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in merito a un incarico ottenuto dal suo socio di studio il governatore ovviamente si difende e dice io corretto voglio che emerga tutta la verità e che emerga appunto fino in fondo e intanto vediamo proprio che dalla prima pagina del Corriere della Sera emergono le intercettazioni, l'imprenditore e i politici, a tutti ho dato qualcosa, questo è quello che viene proprio fuori da questa intercettazione. Intanto, come chiamavano il ristorante alla mensa dei poveri, pasti, costosi e bustarelli? E bustarelli era questo il luogo dove si scambiavano appunto questi, questi, diciamo, questi favori sotto forma di bustarelle e Insomma da questo è scaturito tutto. Infatti il ristorante da Berti, strategico perché è vicino alla regione, dove un assessore prese, pensate un po', 100.000 euro. E ancora vediamo nell'editoriale di Postiglione di questa mattina, l'eterno ritorno, anche lo sfregio si vedevano al ristorante e lo chiamavano la mensa dei poveri. Hanno inventato la tangente su una sentenza per tangenti, pure la corruzione a quanto pare sa essere creativa. Il mago delle relazioni e dei voti racconta le. Il PM è un signore già condannato in via definitiva nel 2017 per concussione. Quando si dice la competenza e l'inchiesta poteva e doveva andare avanti alla ricerca di prove e reati. Hanno dovuto interrompere d'urgenza con gli arresti perché ascoltando i colloqui saltavano fuori nuovi illeciti. Così tutti in diretta. Insomma, sono passati 27 anni da quel famoso 17 febbraio del 92, quel mattino d'inverno in cui Mario Chiesa veniva arrestato, Tonino di Pietro diventava famoso, si apriva Tangentopoli, cadeva un sistema politico e si immaginava la lunga primavera dell'onestà. A quanto pare sono passati gli anni e questa primavera ancora, come l'attuale primavera tarda proprio ad arrivare. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, sempre da Corriere della Sera, l'Europa avvisa, ancora una volta avvisa l'Italia, Roma e Berlino crescono poco, l'avvertimento dell'Unione Europea è questo, la Commissione dice che il debito sta salendo, previsioni ingenerose, commenta invece il Premier Conte. E sempre si parla del Salone del Libro di Torino, la parola adesso... AIPM esposto contro Altaforte. Il fascismo oggi non è la vera minaccia. Lo storico Emilio Gentile interviene sulla polemica che ha investito il Salone del Libro di Torino, esposito alla Procura contro Francesco Polacchi, l'editore di Altaforte, per apologia di fascismo. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, vediamo il presidente e il capo dello Stato Mattarella con Felipe di Spagna e il presidente portoghese da Napoli. Questo è l'applauso di Mattarella e del re per la piccola Noemi ferita a Napoli. E infatti si trova proprio al teatro San Carlo di Napoli, era la serata di ieri con il re di Spagna e il presidente portogallo e ha voluto tributare un applauso per Noemi, la bimba è rimasta gravemente ferita nell'agguato di venerdì scorso. Mattarella si è poi recato all'ospedale dove Noemi è ricoverata e una sconfitta dice per lo Stato. E intanto... Vediamo sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera una notizia che forse da un lato ci farà sorridere e dall'altro ci farà riflettere perché parliamo di un personaggio famoso che ha preso un'iniziativa nei confronti dell'ultimo figlio del, uh, del più piccolo della famiglia e vediamo di cosa si tratta e infatti si pone ancora la questione sui figli e i telefonini c'è un'età giusta? Si pone proprio questo uh, dilemma e a farsi questa domanda è la cantante Madonna, infatti è lo stesso di tutti noi, lo stesso dilemma che tutti eh, coinvolge ormai da tempo, dare il telefonino ai figli adolescenti ed eventualmente portarglielo via, messo di riuscirci, la domanda riguarda le star miliardarie come le mamme e le nonne del più sperduto villaggio, perché i padroni della rete sono riusciti in un'impresa appena sfiorata dalla generazione precedente di manipolatori, i padroni della tv, ossia arrivare ovunque ogni persona, compresi i poveri, infatti chi anche si trova in situazioni di povertà sicuramente ha in mano un Cellulare. Questa è la cosa più assurda, ma è la realtà più eclatante. E Madonna che cosa ha fatto? Ha sottratto all'ultimo figlio il telefonino perché eh, comunque lo rendeva, la rendeva, perché stiamo parlando della bimba, la rendeva eh, difficile visto che si paragonava ai suoi coetanei in una maniera assolutamente eh, inconsulta e soprattutto eh, deficitaria per la sua età. Ma ancora vediamo le altre notizie. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vorrei focalizzare l'attenzione proprio sull'articolo di piede di questa mattina dal titolo L'ombelico del mondo perché descrive in una maniera eccellente quella che è la situazione che stiamo vivendo oggi e infatti in principio Dio creò Dimitri Klebushkin domenica scorsa quest'uomo vaccinato contro l'altruismo si trovava sull'aereo russo in fiamme vediamo infatti che cosa è accaduto i passeggeri delle ultime file spingevano nel tentativo di avvicinarsi agli scivoli ma lui ostruiva il passaggio per recuperare lo zaino dall'apposita cappelliera chissà di quali segreti era depositario, quello zaino talmente importante da giustificare la messa a repentaglio di svariate vite, ovviamente compresa la sua. E dopo che sono riusciti a scendere dall'aereo, con fatica visto che comunque l'uomo ostruiva l'uscita, pensate un po' nel momento in cui questo aereo andava in fiamme, che cosa è successo? Che lui ha pensato bene di farsi semplicemente rimborsare il biglietto, quello che gli interessava era recuperare i suoi soldi, infatti continuiamo a vedere proprio dal piede di questo articolo, il mancato rimborso del biglietto, nessun dolore per l'umana sofferenza altrui, era in grado di scalfire la sua tempra d'acciaio nessuna curiosità circa la sorte dei compagni di sventura nessun sospetto di averne intracciato il salvataggio riuscivano a sfiorare la sua granitica convinzione di essere stato tulpinato dalla biglietteria del, dell'aeroporto e insomma, quest'uomo è il pianeta intorno al quale girano il sole e le altre stelle e il commensale che considera capotavolo il posto dove siede lui, l'uomo che per fare un selfie non ha bisogno di puntarsi il telefono addosso perché fotografa solamente gli specchi. Insomma, una realtà sempre più inaspettata ma forse neanche tanto inattesa, però nello stesso tempo una realtà che non immaginavamo e non avremmo mai voluto ma a questo siamo arrivati ossia ognuno pensa a sé alle proprie cose e si dimentica della propria vita, vogliamo arrivare ancora una volta a questo, vogliamo essere tutti come quest'uomo? Io penso di no e mi auguro di no, ma continuiamo a vedere l'informazione basta fare de demagogia andiamo avanti e continuiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere questa mattina che cosa racconta il fatto quotidiano e partiamo dall'alto, vediamo che in Umbria il PD aveva scherzato e il regionale rimanda infatti le dimissioni della governatrice indagata Marini che resta lì. Ottima scelta anche di tempi. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina tutta l'inchiesta su quanto accaduto in Lombardia, il centrodestra rinasce a San Vittore, le due retate ce n'è per tutti, Lombardia 95 indagati per tangenti e favori ai clan imbilico Fontana, governatore della Lega, Calabria, Inquisiti, Occhiuto, di Forza Italia, Oliverio e Adamo, insomma, ce n'è per tutti. E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina le previsioni per quanto riguarda l'economia del nostro paese, PIL 2019 a 0 e debito record, tutti contro le stime dell'Unione Europea. E l'Assemblea Eni tutte le bugie della signora Descalzi e della Marcegaglia. E infine come triste il girone finale di Don Silvio. Questo è quello che viene raccontato da questa prima pagina e non è a Torino che si abbatte il fascismo secondo appunto IPM. E intanto nella parte bassa della pagina, oggi il giorno in cui nel governo si parlerà di Siri, il finto duello oggi è fuori, San Marino Mutuo Proibito. In Consiglio dei Ministri la Lega contro l'addio Di Maio Sfida Salvini. Ad aprire la crisi sul sottosegretario, il leghista ammette la spaccatura c'è, ma il destino dell'esponente del Carroccio indagato pare segnato. Una fonte della banca, finanziamento anomalo. E intanto continuiamo ancora a vedere le, la propaganda che viene fatta. In vista delle europee ovviamente la legittima difesa social a colpi di selfie viene proprio raccontata da questa uh, pagina e questa mattina da Selvaggia Lucarelli. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, vediamo cosa racconta la verità, se ci dice tutti i fatti oppure no e partiamo proprio dall'articolo di apertura oggi CDM per licenziare Siri. Salvini rilancia, riforma della giustizia. Premier e Di Maio insistono sul siluramento del sottosegretario. Il leader del Carroccio non rompe con l'alleato ma dice la buongiorno e già al lavoro sui processi e porto in consiglio la flat tax. E intanto l'ex sottosegretaria di Renzi, condannata a tre anni. In appello. E infatti poi vediamo le altre notizie in primo piano, anche da qui proprio l'attenzione sul Salone del Libro di Torino dalla farsa alle minacce ora invocano le manette. Il governatore Chiamparino e il sindaco Appendino denunciano l'editore Altaforte per apologia di fascismo. E intanto i guai della Kermesse di Torino, ma finora a finire in tribunale sono i ras della Parrocchietta e nella parte bassa della Pagina a Brescia, processo a nove organizzazioni perché, con la questua islamica, finanziavano i terroristi. Infatti, su Panorama, da oggi ne dicono la colonizzazione dell'Italia da parte dei musulmani. Ed infine, nella parte bassa della pagina, alla biennale, la barca Bara Pornografia della morte che lucra sull'immigrazione. E insomma quella barca che invita solo a un grande silenzio, ma il resto del peschereccio libico è la tomba dei migranti che viene raccontata proprio in questa occasione. E ancora vediamo nelle prime pagine quotidiane nazionali cosa avviene nella giornata di oggi, cosa è avvenuto ieri, e vediamo che da libero si parte dalla magistratura che sgomina Forza Italia, assalto giudiziario a meno di 20 giorni dalle elezioni. Diretata a Milano di esponenti azzurri e imprenditori. E Di Maio sfrutta l'inchiesta per spingere il sottosegretario leghista Siri alle dimissioni. E poi vediamo nella colonna di sinistra dell'editoriale di Feltri: poveri immaginari, sparito un milione di indigenti, però a quanto pare nessuno lo sa. E nella parte centrale della pagina, sempre ritornando alle indagini sulla regione Lombardia, l'incorruttibile Attilio Fontana riceve pressioni, le respinge e il governatore Lombard scansa il tranello. Vado avanti, corretto, dice, e trasparente. E intanto va bene essere cattolici senza esagerare, caro Salvini, pregare Padre Pio è troppo. Ovviamente questo fa riferimento al fatto che lunedì Salvini è stato in giro per la regione Campania e ovviamente è andato nella terra di di Padre Pio e là ha invocato il santo. E ancora vediamo nella parte destra della pagina il silenzio sul killer e questo è quello che ancora una volta viene posto in evidenza proprio da questa prima pagina, ma non solo perché comunque c'è ancora chi copre il killer che ha sparato e che ha colpito la piccola Noemi a Napoli piangono, ma la camorra resta ovviamente indisturbata. E ancora si parla di campagna elettorale, basta liti per l'Unione Europea, Movimento 5 Stelle e Carroccio a questo punto. La smettano di litigare, dice appunto libro e pensino all'Italia. Lo faranno? Questo ce lo domandiamo, ma intanto mentre aspettiamo una risposta e ci auguriamo che sia favorevole, vi lascio qualche attimo di pubblicità, ma non temete, ritorniamo subito dopo e continuiamo questa rassegna stampa. Tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus S.R.L. Viale Lincoln Zona Industriale ex San Goben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, vi ricordo che è sempre mercoledì 8 maggio, questa è la rassegna stampa di Teleprima, ancora una volta continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali e ci domandiamo ma davvero siamo ultimi in tutto? Sembra proprio così, infatti a raccontarlo il giornale l'Italia affonda il disastro dell'economia, crescita e investimenti, siamo fanalino di coda d'Europa, il baratto di Salvini via Siri per la flat tax, ancora una volta si parla appunto di un baratto e staremo a vedere anche che cosa accadrà nel la giornata di oggi è intanto il tracollo inarrestabile il buco sempre più nero degli incapaci giallo verdi mentre vanno a confronto Conte e il tenore di vita chi risparmierà troppo attenzione rischierà controlli fiscali questo è quello che i nostri conti ci mettono appunto in evidenza e intanto vediamo Sallusti che questa mattina racconta proprio dell'allarme sui conti mazzette al bar e mazzate all'Italia ovviamente il riferimento è chiaro alle indagini in corso proprio in Lombardia sulla regione e si vota infatti retata a Milano l'accusa tangenti e regali in cambio di appalti, tre azzurri agli arresti ma i PM puntano in realtà a Fontana. E infatti a tre settimane dalle europee la Procura di Milano fa scattare proprio le manette per politici e imprenditori, 12 in carcere, 16 ai domiciliari e decide gli indagati tangenti. Per ovviamente ehm, per queste situazioni nel Mirino tre esponenti di forza Italia. Ma i PM puntano al governatore Fontana. Intanto vediamo sempre le altre notizie in primo piano. Eccoci qua il piano delle procure. Così provano a fermare un governo Lega Forza Italia mentre papà. Silvio scrive al figlio sono orgoglioso di te Berlusconi e 50 anni di Pier Silvio insomma anche questo tra ovviamente oltre alle ideologie ideologie politiche un padre che scrive al figlio e racconta eh, i benefici della vita di un figlio ovviamente fanno piacere Lasciamo stare la politica ovviamente per questo, uh, per questo commento e andiamo oltre. Vediamo che nella prima pagina sempre di questo quotidiano, sia il giornale a Salone uh, di Torino, gara chi è più fascista, Chiamparino e Appendino chiedono alle Toghe di fermare l'editore di destra. E intanto alla Biennale di Venezia viene presentato il barcone delle ipocrisie. Ancora una volta vediamo le altre pagine dei quotidiani nazionali, questa volta ci spostiamo sul tempo. Che regalo hanno fatto ai cinque? Stelle torna a Tangentopoli in Lombardia, arrestato pure un candidato azzurro alle europee, corruzione in Calabria, indagato il presidente PD della regione e i grillini intanto gongolano. Insomma, l'Italia eh, non si divide proprio in tema di tangenti, sembra essere unita purtroppo in un male affare. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, costretta in sedia a rotelle dalla malattia, ma la sua voce è più forte di quella che viene definita da questo giornale Sfortuna che ti canta e incanta i signori dei Talent TV, datele un'occasione. E ancora nella parte bassa della pagina, dopo 44 giorni riapre i battenti la fermata di Piazza di Spagna, ma quattro scale mobili su sei, pensate un po', sono ancora KO, soltanto un mese e mezzo per aprire la metro. E intanto la Raggi vende una scuola per pagarsi grattacielo e continuano infatti i guai della ex provincia e ancora vediamo proteste nel quartiere Roma di Casal Bruciato con la scorta Fino a casa mentre in Italia l'allarme è questo il PIL aumenta solo dello 0,1% Italia ultima per crescita fra tutti i paesi dell'Unione Europea e vediamo ancora nella prima pagina della Repubblica il giorno del giudizio così lo definisce proprio questo quotidiano Roma oggi duello finale sul caso Siri Movimento 5 Stelle la Lega. Cerca il pretesto per la crisi. E da Milano, mafia e tangenti, arrestati i big di Forza Italia. I PM indagano intanto su Fontana. E intanto troppa sabbia nel motore del governo mentre il paese è unito dalla corruzione. E intanto, nella parte bassa della pagina, un'attenzione sullo sport: Liverpool, storico 4-0, Barcellona e Messi umiliati. E intanto, nella parte destra della pagina, si torna a parlare di fascismi, caos, salone. Denunciato l'editore nero Chiamparino e Appendino in Procura e apologia gridano. E intanto ti stupro, parole d'odio, in madre Rom Casa Pound la nega, nega l'alloggio a una donna, famiglia... Scortata, attenzione a Roma, questo è quello che accade appunto in queste giornate. E intanto dal messaggero Tangenti e Mafia Metodo Milano, Lombardia Appalti Affari con l'Andrangheta: 43 arresti tra politici, amministratori e imprenditori, bufera su Forza Italia. I PM valutano sul governatore Fontana, oggi CDM su Siri e Salvini, spaccatura con il Movimento 5 Stelle. E intanto da Bruxelles: debito alle stelle, PIL fermo, boom, deficit se non aumenta l'IVA. Le previsioni dell'Unione Europea intanto irritano il governo. E vediamo ancora nella parte bassa le email degli avvocati e segreti di raggi rubati dagli hacker. L'attacco informatico sulle uh, PEC dei legali romani, garante privacy, a rischio le urne per le europee. Insomma, si continua sempre più a temere, ovviamente, man mano che la tecnologia avanza, le difficoltà si fanno sempre più serie, perché eh, ogni volta che c'è una gestione che comunque riguarda una struttura che può essere gestita da chi, tra virgolette, ne capisce molto di più, allora a quel punto diventa tutto fallibile. E intanto vediamo ancora le altre notizie in primo piano, questa volta ci spostiamo su Il Mattino e partiamo proprio dall'alto con le notizie brevi. Salone del Libro, stand fascista, Chiamparino e Appendino si rivolgono ai PM, e intanto è nuova legge, sconti ai cervelli in fuga e Cavani può tagliarsi lo stipendio per tornare. Per tornare. Anche da qui in primo piano la Champions League, Liverpool la notte dalla remontada, quattro gol a Barça, ora vola in finale e nella parte centrale della pagina un titolo che non ci piace assolutamente, ci auguriamo che nei prossimi giorni possa cambiare, ma intanto è questo. Noemi non migliora, il dolore di Mattarella, i medici, il polmone sinistro è il compromesso, ora possiamo solo aspettare. Il presidente in ospedale i genitori ci ha detto che è una sconfitta per lo Stato. E infatti è un calvario quello di Noemi, la piccola di 4 anni ferita da un colpo di pistola a Napoli durante un agguato di Camorra. I medici ora possiamo solo aspettare. Ieri la visita del Presidente Mattarella a Santo Bono e i genitori ci ha detto che è una sconfitta per lo Stato e ovviamente il padre di Noemi ha, detto, ha dichiarato proprio nella giornata di ieri che nel momento in cui la figlia si riprenderà la porterà via da Napoli. Il problema è questo, la porterà via da Napoli e anche dall'Italia? o forse è solamente Napoli il problema. Anche questo è un dubbio che ci attanaglia. E l'intervista Maldestro, le mamme possono salvarci dalla vita di Camorra, è questo che viene detto da questo cantante. E intanto vediamo sempre in questa parte centrale della pagina le preghiere, la speranza nei disegni dei compagni di classe che vengono proprio riportati in questa prima pagina. E ancora si parla di tangenti mentre l'Italia intera e col fiato sospeso proprio per questa bimba, le tangenti e ovviamente tutto ciò che riguarda Tangentopoli è ancora in primo piano. Il sistema Milano, Fontana, adesso è un caso. Tra i 43 arresti, anche due dirigenti di spicco di Forza Italia, governatore Nemilino per l'incarico, un socio di studio. Oggi la decisione su Siri. E intanto, oltre il voto, se l'Europa diventa terra di conquista. Ancora una volta, si teme proprio questo. E intanto dal Gazzettino, questa mattina Lombardia, patto politici, mafie, 43 arresti, mentre per le europee si parla della Lega al 40% e ancora una volta il tonfo del Movimento 5 Stelle. Questo è il sondaggio Demos in Veneto Carroccio Record, recupera il PD al 21% che supera i grillini al 17,5% e secondo sempre questa testata il sondaggio crolla Forza Italia. E nella parte sinistra vediamo da un Matteo all'altro, ma attenti al voto. Liquido. E nella parte bassa della pagina, eccoci qua, a Padova, vediamo ora Freddy ritratta Isabella e viva, la 90 si nasconde, sorg, sorgato, scrive infatti dal carcere. Ancora vediamo nella parte bassa l'aggressione al bar, denunciati tre attivisti del Pedro, questo accade appunto a Padova e ci spostiamo ancora su un'altra prima pagina nazionale il manifesto mafia e politica nella parte alta di questa testata nuova Milano da bere, 43 arresti, 100 indagati manette le nuove leve di Forza Italia, Sorato Fontane e oggi lo scontro in CDM, il gioco del cerino sul caso Siri mentre dal salone del libro un macigno che pesa sulla politica infatti la presenza fascista nella più importante manifestazione editoriale italiana è un fatto culturale, è un oltraggio alla cultura. E chiedere alle vittime e ai loro eredi di condividere lo stesso spazio con i loro carnefici, i loro eredi, non è atto volontario, ma è ovviamente tutto ciò che va contro la libertà di pensiero. E intanto veniamo nella parte centrale di questa prima pagina del manifesto, eccoci qua, titola così La Casa Brucia. E infatti, impiccatevi tutti alla periferia romana di Casal Bruciato, razzismo scatenato contro una famiglia a roma segnataria di una casa popolare, mamma minacciata, pensate un po' di stupro, bambine sotto shock, la benzina di casa Pound che infiamma anche il salone del libro di Torino. Ovviamente qua eh, merita la notizia, merita una parola di commento, visto che comunque si possono avere tutte le ideologie politiche, si può anche dire non li vogliamo sicuramente, ma passare dalla violenza, passare dall'affermazione dall di un pensiero alla violenza, a una minaccia, questo è veramente una violenza intrinseca che va oltre qualsiasi forma di degrado. Ancora vediamo le altre prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sulla stampa, corruzione assalto Movimento 5 Stelle della Lega, la giustizia in campagna elettorale, mentre Casa Pound con un presidio per mandare via i Rom dice "impiccateli tutti" e dal salone del libro esposto contro l'Alta forte comune e regione apologia del fascismo, mentre Bruxelles gela il governo Investimenti in picchiata Italia maglia nera dell'Europa e ancora sfogliamo le prime pagine delle testate nazionali, in particolare quelle economiche, effetto deficit dal sole 24 ore. La prossima manovra parte da 35 miliardi. E ancora vediamo l'arte in laguna proprio in questa. Prima pagina, Venezia inaugura la biennale dei record e nella parte più bassa della pagina, buone notizie per il lavoro, concorsi per 100.000 nel pubblico impiego, mentre Unicredit vende il 17% di finego. Ancora sempre sulla parte economica, da Italia oggi niente revisori nelle piccole SRL, Garavaglia anticipa a Italia oggi l'intenzione di eliminare l'obbligo per le società di minori dimensioni. Per non incrementare il numero dei fallimenti. E nella parte centrale, eccoci qua: in dieci anni gli occupati stranieri, più 764.000, hanno sostituito quelli italiani, meno 640.000. E la domanda è questa. Quegli italiani che fine hanno fatto? Hanno avuto la volontà di fare altro o semplicemente sono spariti? Questa è la domanda che ci poniamo oggi e vorrei girare a voi proprio per riflettere e riuscire a comprendere che cosa sta accadendo nel nostro mondo del lavoro. E intanto, via libera il ticket sulle pensioni sopra i 100.000 euro. E in Sardegna il governatore indicato da Salvini non riesce a fare la giunta. Infine, nella parte bassa della pagina, risparmio energetico cedibile, possibile scambiare detrazioni con sconto in fattura sugli interventi di prevenzione del rischio sismico. E nella parte più bassa della pagina, sempre da questa prima, um, prima uh, ovviamente uh, pagina sport e business. Il ciclismo cresce in Africa nel 2025. Per la prima volta pensate un po'. Vanno ai mondiali. E ancora passiamo alle altre testate nazionali. Questa volta però ci spostiamo sull'ambito sportivo, col corriere dello sport. Ed eccoci qua: Liverpool, il leggendario rimonta sul Barça. I Reds riconquistano la finale per 4-0. Ed eccoli qua: li vediamo gioiosi. Le doppiette di origi e Dum ribaltano il 3-0 dell'andata, per i catalani si replica la maledizione dell'Olimpico, Messi l'ombra di se stesso e stasera Ajax Tottenham. E infatti titola proprio così il commento che viene fatto da Pulce a Pulcino e nella parte destra il messaggio alla Juve Conte punta su Torino e solo in seconda battuta sull'Inter si allegri decide di lasciare la signora l'ex CT è pronto ma Zhang che avrebbe intenzione di scaricare Spalletti non molla intriga infatti l'ipotesi United la Roma intanto è al buio e ancora continuiamo a vedere le prime pagine ci spostiamo su Tutto Sport e vediamo proprio l'articolo di apertura Conte alla rovescia imminente l'incontro Allegri e Agnelli, entrambi hanno annunciato di voler proseguire insieme, ma restano da sciogliere i nodi relativi al rinnovo e ai progetti. È sullo sfondo di Si Staglia la figura di Conte, l'intesa con l'Inter, però il richiamo della Juve potrebbe disegnare. Scenari clamorosi, insomma, questa mattina i titoli si sono sbizzarriti, i titolisti dei giornali ci hanno fatto, eh, tra virgolette, sognare, ma sicuramente ci hanno raccontato le notizie in maniera molto avvincente. Ancora qualche momento di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo e andiamo a vedere i fatti che riguardano la Regione Campania, con particolare attenzione su Caserta e la sua provincia. Non andate via. tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex Sangoben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare quelle che sono le notizie che riguardano appunto la Regione Campania e la provincia di Caserta, ma tutto. Ciò che in primo piano troviamo sui quotidiani online. E vediamo subito le notizie che arrivano da Napoli e si parla proprio di Noemi in apertura di pagina. Bimba ferita in piazza nazionale. Mattarella va a trovare Noemi in ospedale al San Carlo. Intanto, applauso dei capi di Stato per la piccola ferita. Morra e i genitori vogliono una Napoli diversa e ovviamente anche noi vogliamo una Napoli diversa. Vogliamo soprattutto una città che sia sicura e vogliamo poter girare per le strade senza. Temere nulla. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, sempre da Napoli: la camorra si batte nelle scuole. Questo è il, ovviamente il diktat che dovrebbe imperare proprio ovunque. Questo è quello che dovrebbe essere posto in risalto e su cui si dovrebbe porre maggiore attenzione. Infatti, Belvetone, il Cardinale Sepe, killer di piazza nazionale medioevo della sicurezza, definisce la situazione napoletana e procuratore nazionale antimafia Cafiero. È una guerra, è l'analisi di Isaiah Sales, tre persone che sanno quello che dicono, che conoscono Napoli, la sua antropologia, la sua criminalità, la sua condizione umana. Ma allora, se di guerra si tratta, se dall'altra parte c'è un vero e proprio nemico, sappiamo tutti che al fronte si possono decidere le battaglie, ma non è lì che si decidono le sorti di una guerra. Infatti, le sorti di una guerra le decidono le retrovie, la capacità produttiva del paese, lo spirito del suo popolo, la fiducia nella sua classe dirigente, la saggezza del suo governo e proprio su questo uh, elemento e su questa parola poniamo l'attenzione sia è il governo che adesso deve agire ovviamente non lotta armata ma lotta veramente di Stato e ancora vediamo gli altri fatti raccontati dalla Repubblica, bimbo con malformazione muore in ospedale e arriva immediata la denuncia dei genitori il piccolo veniva alimentato artificialmente disposta l'autopsia un bambino di 10 anni è morto nell'ospedale Santa Maria della Speranza a Battipagna in provincia di Salerno, i genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri chiedendo di accertare eventuali responsabilità all'origine del decesso il piccolo ricoverato da alcuni giorni presentava un quadro clinico delicato nato infatti con una malformazione all'esofago dalla nascita veniva alimentato artificialmente toccherà adesso alle indagini far luce proprio su questa vicenda per comprendere chi se ci siano responsabilità o meno. E intanto ancora cronaca da Napoli, tentano infatti di rubare i sediolini al San Paolo otto tifosi denunciati. Forse non hanno resistito all'idea di portarsi a casa un feticcio compagno di tante domeniche di otto tifosi del Napoli sorpresi domenica sera dopo la partita col Cagliari a smontare i vecchi sediolini allo stadio San Paolo e ovviamente portarseli a casa. Ovviamente lo faremo tutti, no? Giustamente il sediolino ce lo prendiamo, lo postiamo sotto braccio e andiamo a casa. E eh, purtroppo anche questo succede. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, Movida Violenta, anche questo un altro problema grave a Napoli, ma non solo a Napoli. Condannato a dieci anni il figlio del boss. Secondo i giudici Giuseppe Troncone è il responsabile della sparatoria avvenuta la notte del 19 novembre nel 2017. E ancora una volta la richiesta è proprio al governo. E si continua ancora a vedere le notizie in primo piano. Ex rifugi e cave a... Napoli danno erariale da 29 milioni. Richiesti risarcimenti a 9 funzionari del demanio, la Finanza Metropolitana occupata senza titolo. Tra i casi Napoli sotterranea, il tunnel borbonico e parking Morelli, infatti parcheggi, percorsi turistici e persino un ristorante, siti di grande prestigio e interesse storico, ovviamente nel mirino della Corte dei Conti ci sono 30 cave in città, ex rifugi antiaerei. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine, questa volta andiamo a vedere il Mattino come ci presenta la situazione oggi e si parla anche qui di Noemi e salvo il vero obiettivo del raid, conosceva il killer, adesso tocca a lui, dovrà farne il nome e infatti è proprio questo il conto alla rovescia è cominciato mentre si resta con il fiato sospeso per la piccola Noemi migliorano lentamente le condizioni di salute di Salvatore Nurcaro il 31enne che rappresentava l'obiettivo dell'uomo che gli ha sparato contro sei colpi di pistola calibro 9 in piazza nazionale uno dei quei micidiali proiettili Parabellum ha centrato a torace la bimba di 4 anni che continua a lottare tra la vita e la morte nella rianimazione dell'ospedale Santo Bono Nurcaro il cui nome resta legato ad un'inchiesta di bancarotta fraudolenta per oltre un milione di euro a breve potrebbe essere stubato e dunque in condizione di poter parlare. Ciò rappresenterebbe la svolta di un'indagine apparsa subito, delicata e complessa. E ancora ci spostiamo sempre su queste pagine del mattino. De Luca. 70 anni senza cincini, insomma, il governatore della Campania compie gli anni, ma viene definito stacanovista e a quanto pare non festeggia. E infatti niente, neppure la cifra tonda ferma Vincenzo De Luca altro che torta, candeline e bollicine, di un break dalla confusione della routine quotidiana non c'è traccia nemmeno nel giorno del suo compleanno. A quanto pare, quella del presidente della Regione Campania che oggi compie 70 anni giusti giusti sarà una giornata come tutte le altre, con un'agenda fitta di incontri e di appuntamenti e per non farsi mancare niente nel calendario lavorativo ci sono pure la firma di un protocollo di intesa e un convegno a cui prendere la parola. Solo forse l'ex sindaco di Salerno riuscirà a concedersi il tempo di un'intima cena in famiglia. Insomma, ehm, gli anni passano, la Grinta comunque si sì, continua ad essere sempre in primo piano, dalla redazione di eh, teleprima ovviamente al governatore della Campania arrivano i nostri eh, migliori auguri di buon compleanno, ma Continuiamo ancora una volta con la nostra rassegna stampa e andiamo a vedere proprio i fatti in primo piano a Caserta e nella sua provincia e lo andiamo a vedere attraverso Caserta News. Poliziotti arrestano infatti tre ladri mentre aspettano Salvini, la banda di baby ladri aveva colpito numerose volte negli appartamenti in centro e sono stati a lungo l'incubo dei residenti nel centro di Aversa, vittime di continui furti in appartamento, ma nel pomeriggio di lunedì le loro magie sono finalmente finite. Sono stati fermati dagli agenti del Comissario seriato di polizia diversa guidato dal dirigente Vincenzo Gallozzi tre giovanissimi di Etnea rom Roma due maschi e una ragazza ritenuti responsabili di numerosi furti e queste sono le buone notizie che arrivano proprio dal territorio aversano e ancora nessuna condanna per l'omicidio della vecchiarella la corte di appello conferma infatti la soluzione per il boss Dalbenzio ed altri due nessuna condanna per l'omicidio di Vincenzo De Rosa detto a vecchiarella avvenuto nel 1998 a Maddaloni della Corte d'Assise d'Appello di Napoli hanno così confermato la soluzione per Clemente Dalbenzio, capo zona di Belforte su Maddaloni, Angelo ed Alessandro De Matteo, entrambi di Cervino. Intanto i giudici hanno validato la sentenza di primo grado accogliendo le tesi del collegio difensivo composto dagli avvocati Franco Liguori, Domenico Antonucci e Ciccarelli. E ancora continuiamo a vedere la cronaca per quanto riguarda le notizie che arrivano dal territorio casertano, ovviamente dalla sua provincia. E soprattutto vediamo che cosa accade a Don Barone. Che a quanto pare, Don Barone lo ricordate, l'ex prete di Catapesena che marca visita nella prima udienza da ex prete, ha giustificato la sua assenza con un certificato medico. Lo vediamo ritratto in questa. Foto proprio di Caserta News e infatti era un'udienza attesa per il suo significato, la prima in cui Don Michele Barone si presentava nell'Aula di Giustizia da ex prete dopo la dimissione dallo Stato clericale siglata da Papa Francesco nei suoi confronti. Tutto però è durato lo spazio di pochi minuti. Don Barone infatti sotto processo. Per le condotte violente durante gli esorcismi che hanno provocato lesione ad una ragazzina di 14 anni e di violenza sessuale nei confronti di altre due adepte non si è presentato dinanzi al collegio presieduto dal giudice Francica del Tribunale Santa Maria Capovetre giustificando la sua impossibilità a presenziare in aula con un certificato medico per questo motivo si è assistito solo ad un rinvio a una decina di giorni insomma si continua ad attendere per vedere che cosa ne sarà di quest'uomo ormai eh, nella condizione di ex prete ancora ci spostiamo su Caserta Focus andiamo a vedere le altre notizie in primo piano si parla di premi di studio 2019 in confindustria assegnate 26 borse di studio agli alunni meritevoli e infatti eccole qua, vediamo le foto di tutti questi studenti che hanno ricevuto uh, questa importante attestazione, vediamo una foto con Traettino e 26 le borse di studio sono state consegnate a studenti particolarmente meritevoli, figli dipendenti delle aziende associate a Confindustria nel corso del tradizionale evento annuale tenutosi presso la sala convegni della sede dell'Unione Industriale iniziativa denominata Premi di Studio 2019 giunta alla 53esima edizione ha visto una sala gremita di studenti che hanno ricevuto questo ambito riconoscimento davanti a una platea d'eccezione e noi ci auguriamo che, di tanti giovani che ricevono premi, che studiano, che hanno la capacità di implementare la propria capacità di scelta, di volontà e di lavoro, non debbano fuggire da questa nostra terra sempre più depredata, ma che abbiano la capacità di costruire proprio in questo territorio e fare, di qualcosa, di, di fare qualcosa di importante. E anche Continuiamo a vedere le notizie in primo piano, si parla ancora di giovani, questa volta il grido d'allarme viene da eh, Corriere di San Nicola e si parla di droga, il grido d'allarme degli scout, da un campione intervistato infatti di ragazzi sanicolesi tra i 15 e i 20 anni emerge una realtà preoccupante, oltre la metà infatti hanno fumato una canna, il 72% fa uso di tabacco e il 92% di alcol, i dati sono stati raccolti attraverso un'azione concreta svolta dal clan Fuoco Zagampé del gruppo San Nicola 1, la presentazione nel corso di una tavola rotonda che si è svolta nel salone Borbonico con la partecipazione anche di, esp di esperti e di psicologi, è intervenuto anche il sindaco Marotta. Toccante la testimonianza di un ragazzo che è riuscito ad uscire dal tunnel grazie all'attività di recupero terapeutico svolta presso il centro Leali. Insomma, questa è una realtà sempre in continua evoluzione. La droga, purtroppo, non solo la droga, ma anche l'alcol e tutto ciò che crea dipendenza entra nella vita dei giovani e trasforma le loro vite, ma soprattutto le vite di chi circonda questi giovani. Ma ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, lo facciamo attraverso Caserta Prima Pagina e andiamo a vedere la cronaca raccontata questa mattina eh, da questo quotidiano online e vediamo che un camion si ribalta all'uscita della superstrada all'altezza dell'uscita Asi di Teverolla proprio in concomitanza della superstrada. L'incidente si è verificato eh, nella mattinata di ieri mandando in tilt il traffico della zona con la rampa d'uscita completamente paralizzata ancora da chiarire però le cause dell'incidente supposto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di stato e i vigili del fuoco e ancora una volta vediamo da Caserta prima pagina cadono calcinacci dalla chiesa, ecco qua l'auto danneggiata e il brutto temporale infatti che si è abbattuto su Marcianese lunedì pomeriggio ha rischiato di provocare danni seri dal tetto della chiesa di San Pasquale, infatti, si sono staccati dei pezzi di calcinacci che sono finiti su un'automobile senza però creare altre conseguenze. Supposto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria, dovranno essere però effettuati ovviamente degli interventi per evitare ulteriori conseguenze. Solo per fortuna in quel momento non c'era alcun pedone in transito proprio nella zona. E per quanto riguarda la rassegna stampa, anche oggi termina qui. Ci auguriamo che comunque vengano fatti tutti i controlli, non solo sulle chiese, ma. Su sulle strutture, perché ovviamente anche la situazione che si presenta nelle città con i nostri amministratori sempre attenti, ci auguriamo che sia così, e che prestino attenzione a tutto. Ciò che li circonda perché la vita umana è la prima cosa e ovviamente prendersi cura nel nostro territorio diventa fondamentale. E io da questo momento vi saluto, vi auguro una buona giornata, ma soprattutto vi ringrazio per essere stati con noi e per aver scelto Teleprima. Vi invito a continuare a seguire i programmi di questa rete e soprattutto ringrazio Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione con voi e soprattutto di raccontare i fatti con un sorriso e soprattutto con una critica positiva. E per quanto riguarda me e tutto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.